Ciao ragazzi, buona giornata. Come vedete qua al mio fianco, oggi testiamo l'aspiratore solidi e liquidi della Parkside. Attrezzo che mi è stato consigliato, io non ci avevo proprio pensato a questo bidone aspiratutto, ne stavo cercando uno professionale, quelli professionali però costano parecchio, e un mio amico che tra l'altro sta utilizzando per lavoro mi ha consigliato questo. Mi ha detto che ha un buon motore, i materiali sono buoni, visto che il bidone è completamente in metallo, ma comunque anche il restante che è costruito in plastica si vede che è di buona fattura. Il motore, come vi dicevo, è abbastanza performante, 1500 watt, sopporta attrezzatura fino a 2200 watt, vi dico sopporta perché è una presa, che è questa, dove si possono collegare gli attrezzi da lavoro. Cosa succede? Quando accendiamo l'attrezzo si accende anche l'aspiratore, quindi aspira i truccioli, per dire, se attacchiamo sotto una macchina del legno. Quando spegniamo l'attrezzo, si spegne anche il bidone. Supporta attrezzi fino a 2200 watt sono tanti. Pensate che il banco Sega che ho io dalla Parkside è 2000 watt, i banchi Sega sono tra gli attrezzi che consumano di più corrente, tra l'altro è anche l'attrezzo con cui lo testeremo più tardi. E niente, altre caratteristiche sono il pulsante che ha qua per la pulizia dei filtri, dietro ha un'altra uscita dove si collega il tubo d'aspirazione che serve per soffiare, quindi va bene anche come soffiatore se dobbiamo spostare, che ne so, della cenere o asciugare un pavimento. Il tubo è molto lungo, è 3 metri, e anche la presa della corrente è lunga 6 metri. Questo a me interessa tantissimo perché non me lo voglio trascinare in giro quando lo devo utilizzare, quindi tubo lungo e prolunga sono molto comodi. Niente, ora cosa facciamo? Lo monto e poi lo vediamo e poi lo testiamo. Come vedete, questo è l'aspirapolvere montato, il corpo, come vi dicevo, è in metallo, possiede 5 ruote, su ogni ruota è possibile, come vedete, agganciare un accessorio. Pensate che ha così tanti accessori che non sono riuscito a collegarli tutti. Questa è la valvola dell'acqua, come vedete qua dove si collega la valvola dell'acqua, se apriamo chiaramente usciranno i liquidi. Qui si collega il tubo d'aspirazione, se invece vogliamo fare l'effetto contrario, quindi soffiare, si collega da qua in alto. Qui dove si collega la presa, come vedete ha una presa asciugo, che è scritto 2200 watt, quindi è il massimo dell'attrezzo che si può supportare. Da qui riusciamo a dosare quanta energia dare all'aspirapolvere. Qua in alto abbiamo questo pulsante che serve su 1, funziona come aspirapolvere normale. Se andiamo invece a premere dove c'è disegnato il trapano, chiaramente funzionerà la presa qua davanti. Questo è il pulsante per la pulizia del filtro. Guardate il tubo, che bello, mi è piaciuto veramente tanto. Così è corto, tiriamo la leva, spingiamo questa leva e come vedete funziona a scatti, possiamo decidere quanto allungare. Qui abbiamo una riduzione per collegare gli attrezzi che non sono della linea Parkside. Ho già collegato il tubo prima per provarlo sulla mia fresatrice e si attacca perfettamente, ma chiaramente se abbiamo un'altra marca, un attrezzo di un'altra marca, ci servirà questo accessorio. Il tubo, come vi dicevo, è lungo 3 metri, in più c'è anche questa prolunga. Come vedete è molto piccola, molto fine, serve sicuramente se dobbiamo andare in punti diciamo un po' più delicati. Infine troviamo questa borsetta, in questa borsetta ci sono altri due accessori. Questa è una calzetta che va collegata sopra al motore quando vogliamo aspirare i liquidi, si vede che serve come protezione. In più abbiamo già al suo interno un sacchetto. Questo è il sacchetto che si mette dentro nel tubo per aspirare. Questi sacchetti li trovate tranquillamente su Amazon, perché sono andato a cercarli io, ho scritto sacchetti Parkside e sono venuti fuori proprio questi. Niente, ora collego la calzetta al motore e poi lo testiamo con l'acqua. Come vedete la bacinella è piena d'acqua. Colleghiamo la presa del bidone alla corrente
e la presa del banco sega all'asciugo del bidone. Come vedete, il bidone si spegne qualche secondo dopo. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. In settimana già devo mettere sotto stress questo aspiratore. Se vi interessa sapere com'è andata, visto che devo costruire 12 falsi telai, quindi dovrò utilizzarlo per un'oretta continua, chiedetemelo pure qui sotto, sarò lieto di rispondervi. In settimana andrò a comprare un attrezzo che mi interessava da tempo, quando ero andato alla Lidl erano già finiti l'ultima volta, che è l'attrezzo per pulire i vetri a batteria. Se vi interessa questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto o attivate la campanella, così quando farò il video vi arriverà una notifica. Buona giornata.